Agli ospedali riuniti di Reggio Calabria torna ad operare dopo anni il chirurgo Mazzitelli e la cosa ha suscitato la sua curiosità, come mai? Beh, Mazzitelli è una persona di cui si è discusso tanto in questi anni e diciamo quello che viene fuori in questo momento è che Mazzitelli dopo tanti anni ritorna agli ospedali riuniti, nel frattempo però ha lavorato in tanti ospedali lasciando diciamo così, ricordi di varia natura. E il punto però non è Mazzitelli, è il rapporto che con Mazzitelli stabiliscono gli ospedali riuniti, perché qui si parla di una convenzione che obbligherebbe il Mazzitelli a una consulenza però a titolo gratuito e tutto questo già dovrebbe destare dei sospetti perché poi pone un interrogativo: un chirurgo a che titolo interviene in una sala chirurgica, per esempio, svincolato da qualsiasi rapporto di tipo non solo economico, ma da qualsiasi vincolo? Chi risponde del suo operato? C'è da dire però che sono tutti soddisfatti di questo rapporto, di questo rientro a titolo gratuito, ma il rientro non è proprio a titolo gratuito perché Mazzitelli ha un rapporto di esclusiva con una casa di cura della stessa zona di Villa San Giovanni e che gli ospedali riuniti assumerebbero l'obbligo di garantire alla Villa Caminiti, sempre sulla base di questa stessa convenzione, prestazioni entro il limite di 120.000 euro l'anno, il che significa che in qualche modo gli ospedali riuniti hanno un esborso di denaro e da questo rapporto nasce un vantaggio, soprattutto per Villa Caminiti. Anche questa volta questo rapporto pone tanti interrogativi, perché in Calabria il discorso della sanità privata è un discorso che ritorna e anche quando si pensa che le cose poi che le cose cambiano, succede sempre che c'è una sanità privata da privilegiare. Però l'interrogativo che è più inquietante dal mio punto di vista da parlamentare calabrese e soprattutto da parlamentare della Commissione Errori Sanitari che recentemente ha licenziato una relazione sulla Calabria e in che rapporto è questa convenzione con il piano di rientro?